Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno carissimi amici, bentrovati. Ecco, volevo avvisare che oggi facciamo la trasmissione, ma martedì e mercoledì non sarà possibile e quindi poi ci rivedremo giovedì. Ecco, allora iniziamo offrendo il cuore, un cuore aperto, fiducioso e disponibile al Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Nei Vangeli dei giorni scorsi, un po' c'era un apice che veniva raggiunto con quel Vangelo: a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici. Ecco, quel brano, ascoltato in maniera pura, così come le parole, ecco, arrivano al cuore, è qualcosa di grande. È proprio la parola di Dio che arriva e porta nel cuore anche quello che prima non esisteva. Ha bisogno però di un cuore credente, che crede nella capacità di questa parola di operare. È una parola che opera. Ecco, quel brano è veramente il punto di riferimento attorno al quale ruotano i brani successivi. Per esempio, anche il brano dove Gesù narrava la parabola dell'albero buono che produce frutti buoni, che poi i frutti sono le opere, i frutti sono la pratica della parola di Dio. E l'albero è il cuore, ci spiega Gesù. E come l'albero buono produce frutti buoni, così l'albero cattivo, ci spiega Gesù, produce frutti cattivi. Non è possibile altrimenti. E allora qui ci viene veramente una riflessione molto dura. Ma se per caso io fossi uno spino, cioè un albero di spini, pensiamo che ci mettiamo lì a zapparlo, a concimarlo, e in questo modo arriveranno i frutti. È assurdo mettersi a zapparlo e a concimarlo, perché i frutti non arriveranno mai. Se io mi rendo conto che sono un albero di spine, e qui ci vuole veramente un'umiltà, l'unica cosa da fare è, ricordiamoci che l'albero è il cuore, è cambiare il cuore, proprio cambiare il cuore. Questo possiamo farlo noi, possiamo operare nel nostro cuore? No. Con grande umiltà bisogna chiedere a colui che è il chirurgo di fare questa operazione. Come dice quella bella canzone, donaci, Signore, un cuore nuovo. Poni in noi uno spirito nuovo. È Geremia che poi, ecco, narra quelle parole meravigliose di quel canto, dove Dio dice, ecco, ricordo queste parole del capitolo 31 di Geremia perché sono meravigliose.
Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore, questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni. Oracolo del Signore, porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Ecco, ascoltiamo allora il brano di oggi dalla voce di Claudio. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, entrò in Cafarno. Il servo di un centurione era malato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza: egli merita che tu gli conceda quello che chiede, dicevano, perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirsi la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: Signore, non disturbarti. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te. Ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io infatti sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me. E dico a uno va ed egli va, e a un altro vieni ed egli viene, e il mio servo fa questo ed egli lo fa. All'udire questo Gesù lo ammirò e volgendosi alla folla che lo seguiva disse: io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questo centurione dice una parola veramente immensa che suscita l'ammirazione di Gesù e che rimane una parola che continua a risuonare in ogni Eucaristia, di ogni giorno, di ogni anno, di ogni secolo. Ecco, lui dice: io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. E poi aggiunge: ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Ecco, proviamo a sentirlo, questo suo atteggiamento, come anche quell'atteggiamento che in me permette a Gesù di operare. Quando è che Gesù può operare in me? Quando io riconosco che il mio cuore non è a posto. Questo vuol dire non è degno di accogliere Gesù. Il mio cuore non è a posto. C'è tanto da sistemare, da cambiare, da guarire, ma diciamolo, c'è da fare proprio un trapianto di cuore, ci vuole un cuore nuovo.
Ecco, quindi dopo questo atto di consapevolezza di sé, aggiunge un atto di fiducia sconfinata in colui che è, diciamo così, il medico, capace di operare nel cuore. Gli dice: di una parola e il mio servo sarà guarito. Ecco, questa fiducia totale in Gesù gli permette di operare. Ecco, questo ci insegna che la fiducia che io ho nella parola di Gesù, ricordiamocele le sue parole, amate i vostri nemici e via dicendo. La fiducia che io ho in queste parole permettono a queste parole di operare, di darmi un cuore nuovo. Ecco allora. Se io non riconosco di averne bisogno, se io dico che il mio cuore è a posto, perché in fondo devo solo ritoccare un po' di qua, un po' di là, il mio esterno, Gesù non può farmi niente. Non può mettere le mani nel mio cuore. Vieni Gesù. Riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te. E con te donami le tue virtù. Amami, Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie, Gesù. Grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono. Soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola. Amore e misericordia e miseria. Una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te. Amore e misericordia. Fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi per E con il tuo spirito. intercessione della Mamma Celeste, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. E adesso ascoltiamo, ecco, le testimonianze dei nostri amici. Allora, stavo pensando alla preghiera che ogni giorno viene detta finale. È un anno che l'ascolto e ogni anno, scusate, ogni giorno mi stupisce ancora. Vieni da me che io vengo da te e siamo una cosa sola. È una cosa, ogni giorno questa preghiera riguarda il Vangelo, la giornata di quel giorno. Questa preghiera è arrivata dal cielo. Ed è una preghiera completa. Non a caso l'hai scelta, Don Massimo, anche per la comunione spirituale alla messa e per parlerò al suo cuore. Cosa mi dice a me questo Vangelo? Mi dice che è neanche inutile che io pensi di poter risolvere un problema, una situazione difficile che non mancano mai, se non cambio il mio cuore, se non lo miglioro. Ma cosa abbiamo imparato oggi in questo Vangelo? Una cosa che ieri non conoscevo e che insieme oggi, questa mattina, abbiamo imparato tra di noi. Non possiamo cambiare il nostro cuore. Non siamo noi chirurgi, chirurgi, chirurghi, cosa si dice? Chirurghi. Chirurghi. Non siamo, cioè, non possiamo continuare a sforzarci e dire adesso io cambio il mio cuore è così, è colà, non va bene. Cioè, serve un ospedale, serve un chirurgo.
e scientificamente, me la sono studiato bene, già il grande Bernard l'aveva detto, il primo chirurgo che ha fatto il trapianto del cuore, la disponibilità del paziente di avere fiducia del chirurgo fa cose grandi. Il cuore reagisce meccanicamente in maniera diversa, se ha fiducia o no. Immaginiamo il nostro cuore spirituale, allora, che ci impedisce di affrontare determinate cose, perché è malato. È malato di io, è malato di ego, è malato di abitudini, ma soprattutto è malato di vizi, di cose che ci attanagliano, pregiudizi, critiche, giudizi su quello, condanne su quell'altro. Un mio amico che studia queste cose da tanti anni ha elaborato con il computer, quindi non una cosa che si è inventato, una che passa attraverso un biofeedback, si dice così, o non conosco la pronuncia, comunque biofeedback, e misura, questo analizza, questo programma, come il nostro giudizio, se noi giudichiamo qualcuno, se condanniamo qualcuno o qualcosa, si vede l'encefalogramma come reagisce. Quando invece amiamo e non giudichiamo, quando diamo un nostro pensiero ma senza cattiveria, senza inferire, senza condannare, il proprio vedi il grafico che cambia. Ve l'ha fatto provare anche a me, quindi mi sono messo di fronte a questo con pensieri di un certo tipo e di altro, ed è incredibile. Si cambi nel momento in cui lo vedi, perché poi quelle alterazioni portano disturbi, problemi, malattie e tutte queste cose qua. E lui, che è un bravo professionista, un bravo psicoterapeuta, ti fa vedere come ti comporti. Ed è il cuore, quello che viene analizzato è le pulsazioni del cuore. Pensi, cioè non tanto solo cerebrali, ma del cuore. Allora, per concludere, questo Vangelo ci dice: affidati del chirurgo, vai da Gesù. Vai da Gesù e digli: non sono degno. Perché come fa Gesù a entrare in me se mi penso di essere quello che gli mette il gettone nel jukebox e dice: Gesù, cambiami il cuore? Non può entrare. Gesù ha bisogno di un cuore umile. Non abbiamo il cuore umile, almeno la mente umile: non sono degno. Centurione riesce a colpire duramente Gesù, che si apre a lui e si meraviglia. Con questa frase stupenda, che io subito ho pensato alla liturgia della messa, di una parola e il mio servo sarà guarito. Signore, non sono degno di essere qui alla tua mensa, ma di una parola io sarò salvato. È la stessa cosa. Lo diciamo bene a messa, lo ripetiamo come una filastrocca, ma non lo viviamo nella nostra vita. Parlo di me adesso, anche se ho detto in plurale. Allora, continuo a prendermi in giro. Adesso che lo so, devo imparare a fidarmi del chirurgo, a fidarmi di Gesù e a dirgli: però, caro Gesù, io non sono degno, perché ho tanti vizi, ho tanti problemi, ho tanti difetti. Sono fatto tutto che dico una cosa e poi ne faccio un'altra. Allora, guarda, ti affido quello che sono, con i miei difetti, non sono neanche degno che tu mi aiuti in questo modo, ma so che una tua parola può salvarmi.
una tua parola. Ecco, ringrazio questa mattina vivamente tutti quelli che ci ascoltano, che ci sopportano da tanto tempo, e anche le nostre lungaggini, però vedo che tanti rispondono alle nostre testimonianze ringraziando non solo, ma dicendoci i benefici che poi avvengono nella loro vita, e ringraziamo il cielo che siamo mezzi uno dell'altro. Grazie e buona giornata. Grazie Claudio. Io oggi ho bisogno di stare in silenzio e di ascoltare, di sentire almeno una parola di Gesù nel mio cuore per essere salvata. Grazie. Allora, grazie e ci diamo appuntamento a giovedì. Buona giornata.